Ora andremo a trattare questa cicatrice che ha un eccesso cutaneo e cercheremo di ridurne lo spessore e soprattutto di avere una contrazione di questa cute. Utile potrebbe essere, visto che dobbiamo rimuovere uno strato corneo, utilizzare questo nuovo elettrodo per fare una piccola dermoabrasione, un plasma peeling locale, in modo tale da ridurre lo strato corneo e poi fare in modo che l'applicazione di un anestetico spray come questo possa agire più velocemente. In questo caso abbiamo una cicatrice di cui dobbiamo rimuovere questa cute in eccesso. Preferisco la tecnica a spot, non a spray, come si può utilizzare in caso di un'asportazione o di una neoformazione. E con questi piccoli spot, in questo caso, dobbiamo saggiare la ritrazione della cute. Se la cute è molto sottile, come sembra in questo caso, si può utilizzare il livello di potenza 2 che sto utilizzando al momento. Se la cute fosse un pochino più spessa, si può utilizzare la potenza 3. In questo caso si tratta di una cicatrice iatrogena per asportazione di neoformazione e lascia questa depressione della cute e questo raggrinzimento che noi andiamo a rimuovere grazie alla tecnica spot. L'area da trattare può essere vasta o piccola come in questo caso. Già potete vedere che c'è un consolidamento della pelle. Io creo delle extra pliche e vado anche in questo caso a creare delle contrazioni della cute grazie all'effetto della tecnica spot e l'effetto che ha non solo sull'epidermide ma anche sul derma, perché vi è una contrazione delle fibre elastiche sottostanti e in questo modo possiamo avere la riduzione sensibile della cicatrice in esame. Consiglio sempre di raffreddare dopo il trattamento e possiamo definire per ora il trattamento aspettando la consolidazione fra circa 30 giorni ed eventualmente ritornando sopra l'area da trattare.